piano di valutazione del rischio, materiali sanitari per tutte le strutture e poi tamponi per ospiti e operatori. E questa è la roadmap tracciata dall'ULS 7 Pedemontana per la gestione dell'emergenza coronavirus nelle case di riposo. Sta procedendo alacremente, oggi siamo al 6 aprile, abbiamo già fatto 7 strutture e oggi arriveremo a 9 strutture nel distretto 1 e 6 strutture nel distretto 2, quindi a 15. Per il giorno 10 il programma sarà completato entro il 10 di aprile. Sono quei team di cui abbiamo parlato, composti da medico, infermiere o tecnico della prevenzione, che vanno nelle singole strutture e vanno a verificare tutta una serie di requisiti e a supportare le case di riposo per le azioni che devono mettere in atto, sia verso gli operatori, sia verso gli ospiti, sia verso l'organizzazione interna. Fondamentale anche il piano tamponi in corso nelle strutture nelle quali si sono registrati focolai. Per quanto riguarda invece il piano tamponi delle case di riposo prosegue secondo programma, ne facciamo un certo quantitativo ogni giorno e secondo il piano del Dipartimento di Prevenzione che prevede per le case di riposo l'esecuzione di almeno 100 tamponi nei due distretti ogni giorno. A questo, dal giornata di sabato, si è sovrapposto il piano dei kit rapidi. Quindi da una parte andiamo avanti con i tamponi, dall'altra facciamo il kit rapido. Ed ecco i dati con i risultati dei tamponi. Alla data di ieri di mezzanotte, sostanzialmente il numero di ospiti positivi coinvolti nelle case di riposo era di 137 e il numero di dipendenti era di 118 dipendenti.